Buongiorno, prima edizione del TG2, vediamo insieme i titoli. La crisi in Romania, Iliescu tratta con i minatori. Il Presidente della Repubblica ha incontrato una delegazione di scioperanti nel suo palazzo assediato da migliaia di dimostranti. La giornata politica, Cossiga, mai pensato di sciogliere le Camere. Dopo la direzione della DC e il vertice dei ministri economici di ieri sera si guarda alle scadenze di lunedì. Il Consiglio di Gabinetto e dei ministri si riuniranno per il varo della finanziaria. Cossiga spiega il suo ruolo. Nelle ore delicatissime in cui sembrava scontato il ricorso alle urne, i socialisti confermano che sulle pensioni resta fermo che l'elevazione dell'età pensionabile a 65 anni dovrà essere volontaria. Sui tagli alla sanità De Lorenzo vuole vederci chiaro. Potenza, rapite prima dal padre, poi dalla madre. Il caso di due bambine italo-spagnole nate in Germania. Entrambi i genitori le hanno sottratte con la forza al rispettivo coniuge. In mostra a Roma le grandi foto del secolo. Le immagini più significative e ormai storiche del XX secolo rivivono in una grande rassegna con le foto dei più grandi autori, da Robert Capp a Henri Cartier-Bresson. Non sono bastate ai minatori romeni le dimissioni del primo ministro Romani. Il grosso dei dimostranti è rimasto a Bucarest e pretende le dimissioni dello stesso presidente della Repubblica, Iliescu. Questa notte ci sono stati nuovi violenti scontri e stamane Iliescu, bersaglio della protesta, ha ricevuto una rappresentanza dei minatori in rivolta. Il servizio è di Michele Cucuzza. Immagini della scorsa notte. I minatori nuovamente all'attacco a Bucarest. Gli agenti antisommossa rispondono a colpi di lacrimogeni. È cambiato soltanto lo scenario. Le facce nere non sono più nella piazza del governo, ma nel vasto parco che circonda il palazzo di Cotroceni, che ospita il presidente della Repubblica, Iliescu. Scene analoghe si sono avute sempre stanotte davanti alla sede della televisione romena, che diffonde le immagini che stiamo vedendo e che per questo evidentemente i dimostranti avrebbero voluto punire. E di nuovo stamane 2-3 mila minatori armati di bastoni, asce e scudi, rubati alla polizia, sono tornati a circondare il palazzo di Iliescu, del quale pretendono le dimissioni, non ritenendosi soddisfatti dopo la rinuncia del primo ministro Roman. Non tutti i minatori sono su queste posizioni oltranziste, 2 mila di loro sono ripartiti ieri sera per la Valle del Giu, considerando conclusa la protesta. Ma stanotte è arrivato a Bucarest un altro treno carico di dimostranti. In questo clima, con i minatori da 3 giorni, padroni del campo, Iliescu ha iniziato le consultazioni con tutti i partiti romeni per formare un governo di unità nazionale. Un incontro collegiale è previsto nel pomeriggio, proprio nel palazzo assediato dalle facce nere. L'incerta tregua in Croazia è stata messa a dura prova anche questa notte, ma l'intensità degli scontri è sensibilmente scemata. 2 villaggi a 50 chilometri da Zagabria sono stati attaccati dai miliziani serbi. 4 morti, di cui 3 bambini. Il servizio è nostro inviato Achille D'Amelia. Tutto questo arruffato guerreggiare in Jugoslavia riesce incomprensibile a gran parte degli italiani, soprattutto a quelli che già ragionano in termini concretamente europei di unità politica e di unità economica. Le cose disastrose che vanno succedendo qui in Croazia da 2 mesi succedono anche perché nei 45 anni precedenti, con e senza Tito, è stato fatto tutto quel che si poteva per spegnere lo spirito critico nella testa della gente. Questo, Večernji list, è un giornale popolare ma considerato attendibile. Eppure, non ha pudore a scrivere in pagina interna che a Zara le mogli degli ufficiali dell'esercito, travestite da croce rossine, distribuivano ai bambini dei rifugi bomboloni e caramelle avvelenate e tranquillanti avvelenati ai vecchi. Poi, in un soprassalto di dignità, ha aggiunto che la notizia non è confermata, ma qualche giorno dopo. A un livello più alto, il ministro dell'informazione, nelle sue conferenze quotidiane, cerca di venderci come buona la notizia che i federali hanno adoperato nei bombardamenti il napalm e i gas. Viene bombardato ogni volta lui stesso dalle nostre richieste di prove, ma non è stato in grado finora di esibire né un ustionato né un colpito dal gas. Allo stesso modo la radio croata ha rilanciato più volte la notizia delle penne esplosive che gli aerei federali avrebbero buttato su Vukovar dall'alto. Come poi faccia una penna esplosiva a cadere da un migliaio di metri senza rompersi o senza esplodere, nessuno si è mai curato di spiegarlo. Le stesse cose succedono anche dall'altra parte, in Serbia, a Belgrado. A questo punto allora capirete da che ambiente culturale questa situazione viene ispirata e in che terreno questa situazione affonda le sue radici.
L'autunno non ha aspettato molto tempo per presentare il suo volto. Piogge, rovesci, temporali hanno colpito un po' tutta la penisola. Le previsioni non sono buone. Dopo le leggere schiarite di stamani, una perturbazione investirà nuovamente tra sabato e domenica l'Italia. Mentre vedete le immagini trasmesse dalla satellite, vi ricordo che i meteorologi prevedono anche la diminuzione delle temperature, i mari saranno mossi e in qualche caso molto mossi. Forti i venti. E adesso dobbiamo avere un servizio dalla nostra sede del Friuli. Sole questa mattina sulle zone colpite dal nubifragio di ieri pomeriggio nelle valli del Torre ed una ventina di chilometri da Udine. Il Torre ed il Cornappo, i due torrenti principali della zona, si sono gonfiati di colpo portandosi a livelli mai visti prima d'ora e spazzando letteralmente tutto quanto si opponeva al loro passaggio. In molti punti i due corsi d'acqua sono tracimati invadendo le località più basse. Molte le case e fabbriche allagate sia a Tarcento che a Nimis. Due ponti fra Nimis e la frazione di Torlano sono stati spazzati via. Per molti agricoltori della zona quest'anno non ci sarà la vendemmia. Molte anche le arterie danneggiate ed in alcuni casi interrotte da frane o da smottamenti del manto stradale. Il pericolo maggiore si è avuto sulla diga di Zomeais vicino a Tarcento, dove le acque del Torre avevano superato di 3 metri il livello di guardia. Isolati alcuni comuni come Lusevera e Taipana. Allagamenti si sono verificati anche in pianura, come a Pavia di Udine, Pozzuolo, Mortegliano, Basaldella e Zugliano. Molto lavoro per tutta la giornata di ieri e la notte scorsa per i vigili del fuoco e per gli uomini della protezione civile. E siamo alla pagina di politica interna. Clima politico più sereno dopo la direzione democristiana e il vertice dei ministri economici. Messe da parte le ipotesi elettorali, si guarda gli appuntamenti di lunedì per il varo della legge finanziaria. Ma oggi ci sono una serie di messe a punto. Il Presidente della Repubblica, Cossiga, spiega il suo ruolo in queste delicate giornate. Il Ministro della Sanità fa sapere che sui tagli vuole vederci chiaro. Il Partito Socialista conferma che sulle pensioni vanno rispettati gli accordi di governo. Colleghiamoci con Montecitorio, dove per noi c'è Giulio Colavolpe. Il Quirinale ci tiene a precisare qual è stato esattamente il suo ruolo in questa vicenda. Il Presidente Cossiga fa sapere che nei suoi colloqui con tutti i leader di partito in questi giorni non ha mai formulato ipotesi di scioglimento delle Camere, né ha fatto mai riferimento a persone o strutture di governo per gestire eventuali elezioni anticipate. I giornali attribuivano a Cossiga l'intenzione di promuovere un governo istituzionale guidato da Spadolini. Ora Cossiga, che ha avuto anche una lunga telefonata, un lungo colloquio telefonico sia con Spadolini che con Andreotti, fa giustizia di queste voci. Si è solo consultato con tutti per capire dove si andava a parare. Ha registrato la volontà di fare una legge finanziaria ed anche rigorosa, ha registrato quindi che la maggioranza c'era e così si va avanti. Cossiga, sempre secondo queste fonti, si è limitato a richiamare ciascuna le proprie responsabilità, riflettendo ad alta voce con i protagonisti della scena politica sulle possibili conseguenze di ogni eventuale decisione o scelta. Come giudica la soluzione data a questa crisi? Si va avanti, fa sapere Cossiga, anche grazie alle capacità di mediazione del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. E intanto torniamo un attimo agli accordi ieri per la legge finanziaria. Il PSI respinge ogni voce di compromesso sulle pensioni. Una nota ribadisce che la volontarietà resta intoccabile. Dopo i 60 anni nessuno può essere costretto a lavorare ancora se non lo vuole. Naturalmente gli si possono offrire incentivi perché rimanga, ma più di questo niente. Lo ribadisce anche il capo della segreteria politica Acquaviva, l'accordo si fa soltanto rispettando le intese di governo. Da parte sua il ministro della Sanità e Liberale De Lorenzo mette le mani avanti. Ticket aboliti e spese sanitarie dirette sono soltanto ipotesi per ora dei ministri finanziari, ci tiene a far sapere. De Lorenzo rinvia tutto alla decisione finale del governo che sarà presa lunedì ed è quello l'appuntamento più importante verso il quale tende ora la situazione politica. Ed è tutto da Montecitorio. Un altro colpo al Movimento Sociale di Gianfranco Fini. L'ex segretario della FIAM, Pino Rauti, sta per fondare un nuovo movimento politico che si propone di chiamare a raccolta quanti abbandonano il movimento sociale. Il battesimo di questo nuovo movimento, che si autodefinisce Nazional Popolare, avverrà domenica prossima a Roma. Ancora la cronaca, casi di bambini rapiti dal padre o dalla madre per sottrarli al rispettivo coniuge sono tanto frequenti che quasi non fanno più notizia. Solo negli ultimi giorni abbiamo segnalato una vicenda del genere a Sassari e un'altra a Potenza. Il secondo caso però nasconde risvolti ancora più sconcertanti. Sentiamo il perché. È sempre più complessa la storia di Cinzia e Emanuela Videtta, le due bambine rapite a Forenza, un piccolo centro in provincia di Potenza, per essere riconsegnate alla madre.
Mentre carabinieri e Interpol sono alla ricerca delle due sorelline sia in Italia che all'estero, si è saputo che il padre di Cinzia Emanuela, Antonio Videtta, di 31 anni, è in carcere in Germania con l'accusa di sottrazione di minori e che il processo verrà celebrato il 1 ottobre. A denunciarlo proprio la moglie, Maria Teresa Torres Fernandez, una spagnola di 27 anni che risiedeva in Germania. La donna avrebbe preso questa decisione dopo che il marito, in seguito a continui litigi, ha condotto le sue due figliolette in Italia dalla nonna paterna. A rapire le due bambine, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il fratello della Torres, Jesús Angel, che dopo aver avvicinato Cinzia Emanuela a Forenza, le avrebbe fatte salire su una macchina allontanandosi a forte velocità. Sono diversi i mezzi e le strategie utilizzati nella lotta contro la droga. Scendono in campo le polizie di tutto il mondo e anche i servizi segreti. Ma nel piccolo anche i normali cittadini contrastano questo triste fenomeno. Vediamo come si sono organizzati in un centro del Bergamasco. Gente in piazza per tenere lontani spacciatori e tossicodipendenti. Un paese di 4.000 abitanti, Presezzo, nel Bergamasco, reagisce così, con presidi che iniziano alle 8 del mattino fino a notte inoltrata. E ce l'abbiamo più con questi signori spacciatori che con grosse macchine, proprio se ne vedevano tutti i colori, targati di ogni... venivano anche da fuori regioni. Andavano loro qua. C'era la presenza anche della forza dell'ordine, ma forse troppo poco. Non sono più padroni di entrare in casa mia senza aver paura. Anche se poi dici qualcosa così, hai paura di essere minacciato con la siringa? La situazione era sicuramente drammatica dal punto di vista sociale ed umano. Il problema sociale andava affrontato attraverso tutte le forze sociali del paese, cioè la popolazione. La gente ha reagito, ma senza violenze, come assicurano in molti. Spingerli, vai al tuo paese, vai di qua, vai di là, però non è mai stato successo mai niente. Ci dispiace per loro in quanto non sono stati aiutati e seguiti dalle varie strutture sociali, però anche noi, soprattutto per i ragazzi che andavano a scuola, c'erano questi spettacoli non tanto belli da vedere. Spacciatori e tossicodipendenti hanno lasciato la piazza e se ne sono andati in un altro paese della zona. I presidi però continuano e il sindaco difende i suoi concittadini. Questa occupazione è stata fatta in modo civile. Credo che il problema droga forse sia uno di quei problemi che se non c'è la partecipazione di tutta la gente non si risolve per niente. I portatori di handicap vivono in un mondo costellato per loro di ostacoli spesso insormontabili, eppure la legge italiana spesso non li dimentica, anzi li tutela adeguatamente. Il fatto è che molti non lo sanno, ignorano la legge e quindi non possono difendersi. Vediamo il servizio di Maria Rosaria Lamorgia. In che modo un handicappato può fruire delle agevolazioni previste per abbattere le barriere architettoniche nella propria abitazione? È possibile l'esenzione dalla spesa sanitaria? E il collocamento obbligatorio come funziona? Mille problemi quotidiani ai quali cerca di dare una risposta un prontuario preparato dalla UIL. 300 pagine per rendere i cittadini disabili più consapevoli dei propri diritti. Secondo Luca Pancalli, autore della guida, è proprio la disinformazione una delle carenze più gravi contro le quali quotidianamente combattono i disabili. Disinformazione che contribuisce alla non applicazione delle leggi. Se dal punto di vista normativo il nostro paese è all'avanguardia nella tutela dei diritti degli handicappati, certamente non lo è nella realtà. Nelle scuole i portatori di handicap continuano ad essere discriminati, le città sono invivibili, i mezzi di trasporto inadeguati e le barriere culturali restano le più difficili da abbattere per realizzare un'uguaglianza che non annulli le diversità ma le rispetti. Per Giorgio Benvenuto, segretario generale della UIL, la guida preparata dall'ufficio handicap del sindacato è un contributo per costruire una società più giusta, dove il disabile sia un cittadino a pieno diritto e non un assistito. Con un appello ai governi di tutto il mondo perché si impegnino a sostenere un piano internazionale di tutela del manto verde della terra, si è chiuso a Parigi il vertice sulle foreste. Ascoltiamo da Parigi il servizio di Michele Lubrano. 6 raccomandazioni ed un solenne appello a tutti i governi. Questo è il risultato dei 10 giorni di lavoro a Parigi dei 2.500 rappresentanti di 136 paesi che hanno partecipato al 10° congresso mondiale della foresta. Per salvare questo immenso patrimonio occorre coinvolgere tutte le popolazioni all'organizzazione del territorio, dice il documento finale, prevedere a lungo termine quali terre nei singoli paesi possano essere adibite a foreste, dare coerenza alla politica di gestione, creare vaste zone protette che attraversino diversi paesi, estendere la superficie dei boschi
intensificare lo sviluppo dei sistemi agricolo-forestali. Per realizzare queste raccomandazioni, i governi e le classi dirigenti devono avere una maggiore sensibilità e realizzare politiche coerenti, proteggendo da una parte e sviluppando dall'altra foreste e boschi, facendo in modo che tutti i propri cittadini siano consapevoli della ricchezza rappresentata dalle foreste e dai boschi, che vivono nel nostro momento una situazione drammatica. Un solo dato in proposito: la foresta tropicale, vasta 2 miliardi di ettari, perde ogni anno per disboscamento tra i 15 e i 20 milioni di ettari, liberando enormi quantità di ossido di carbonio velenoso alla respirazione umana. Di fronte a questa situazione così drammatica, i congressisti si sono mostrati molto prudenti. Non sono infatti riusciti a creare un organismo internazionale capace di coordinare una politica delle foreste a livello mondiale. Non lo hanno voluto in particolare alcuni paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, perché ufficialmente gelosi della loro indipendenza. Una motivazione che nasconde però motivi commerciali. Le loro foreste infatti vengono distrutte e vendute sul mercato internazionale. Le immagini che vediamo sono tratte da un video segnalato dall'UNESCO per le manifestazioni di Eco 92 a Rio de Janeiro nell'anno mondiale dell'ambiente e rappresentano forse la prima testimonianza di una utile alleanza tra tecnica ed ecologia. Vediamo perché. Girate da una equipe organizzata dalla Facoltà di Economia e Commercio di Napoli, guidata dal professor Francesco Lucarelli, le immagini consentono di vedere da vicino ricchezze naturali intatte e guasti irrimediabili nella foresta amazzonica. L'Amazzonia vive tra speranze e rischi. Malgrado le distruzioni operate dall'uomo, qui ci sono i 2/3 delle foreste tropicali e qui si raccoglie il 30% dell'acqua dolce del nostro pianeta. 6,5 milioni di chilometri quadrati, il polmone della Terra. Il discorso cambia se si guarda ai danni prodotti da interventi impropri. Negli anni 70, per costruire centrali idroelettriche che hanno poi risolto solo in minima parte i problemi per cui furono create, 3.000 chilometri di giungla vennero sommersi senza preventivo disboscamento. La foresta imputridisce sott'acqua. Spettacolo impressionante. Foresta pietrificata, atrofizzazione. Ma l'Amazzonia, per fortuna, vive ancora. Si potrà salvare se gli errori non saranno ripetuti. Un grande aiuto viene dai satelliti. Quello europeo, l'ERS 1, già trasmette dati e sorvola i bracci più profondi dei fiumi, alla ricerca delle possibili manomissioni e delle zone in sofferenza. Il satellite rileva tratti del terreno, umidità, temperatura, tipo di vegetazione, insediamenti umani, consentendo interventi mirati e non casuali. Tecnologia, ecologia, dunque un'alleanza inedita. Forse per l'Amazzonia la salvezza può ancora venire dal cielo. La leggendaria macchina fotografica Leica è il ristorante del Museum Art di New York. Era il 1947. Intorno alla Leica un gruppo di fotografi già famosi, tra questi Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e David Seymour, detto CIM, creavano l'agenzia Magnum. Da allora le foto della Magnum, tra le più famose del mondo, dall'immagine hanno registrato la realtà drammatica ed emozionante di questo secolo. La mostra è a Roma, il servizio è di Tina Lepri. Le foto più emblematiche del nostro secolo in mostra a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, fino al 24 novembre. È il mondo visto dai fotografi dell'agenzia Magnum, tra i quali figurano i grandi del secolo. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Salgado e il nostro Ferdinando Scianna. L'avventura, la fantasia e il coraggio personale dei fotografi dell'agenzia Magnum, nata a New York nel 1947 con un ricco archivio di foto degli anni 30, sono alcune delle doti che hanno reso famose le immagini dei grandi reportage, ricchi di documenti inediti, di umanità, di dramma. Oltre la storia personale di alcuni grandi maestri della macchina fotografica, In Our Time, questo è il titolo della mostra, portata in Italia dai fratelli Alinari, c'è la passione dei grandi esploratori dell'immagine che narrano avvenimenti di guerra, di rivoluzioni e di costume, che comunicano l'emozione, la sorpresa, l'orrore che il nostro mondo suscita. Anche dopo l'arrivo della televisione, i fotografi della Magnum riescono ancora a rivelare l'inedito, a spiare il non visto o quello che la macchina da presa ha trascurato.
In questa gara appassionata a raccontare il mondo, quelli della Magnum sanno condensare tecnica, emozione e riflessione. Se una foto non viene bene, diceva il grande fotografo Robert Capa, è perché non siete andati abbastanza vicino. L'archivio Magnum, creato nel 1947, contiene oltre 3 milioni di immagini che coprono la storia del mondo dagli anni 30 ai nostri giorni. Termina così il nostro telegiornale. Adesso vi lascio le notizie economiche a Donato Placido e subito dopo la rubrica di Luciano Onder, Medicina Tenta Te. Grazie per averci seguito, tutti, buon pomeriggio. Buongiorno, si sono aperte al rialzo le contrattazioni alla Borsa di Milano. Due ore fa l'indice MIB segnava un leggero progresso, ma vediamo qual è in questo momento la situazione. Linea a Carlo Maria Lomartire. Signori venditori. Il mercato è ancora fiacco, è stabile infatti. Ha chiuso in questo momento, la variazione è più 0,1, la variazione al listino di quest'oggi, mentre la variazione settimanale è meno 1,97, cioè da venerdì scorso la borsa ha perso l'1,97%, dall'inizio dell'anno il 4,4 in più di guadagno. Che lavora con la testa.